consigli che posso dare, ma sono solamente consigli di buon senso, sono di non pretendere, di non immaginare sempre risultati perfetti, perché purtroppo in chirurgia, a dispetto di quello che si racconta, non è così. In particolare ho visto pazienti delusi dopo semplici interventi di blefaroplastica, e la mia risposta è perché la blefaroplastica da sola non riesce veramente a ringiovanire lo sguardo e il volto anziano. Deve essere associata spesso anche a dei lifting. Questo è, penso che sia il consiglio principale. I vantaggi sono fondamentalmente in funzione del danno ipotetico o reale che la patologia può creare. Se il danno più alto è il danno ipotetico e reale, maggiori sono i vantaggi. Minore è il danno ipotetico reale, minori sono i vantaggi.